bentrovati a questa nuova puntata di Laghi e Monti. Siamo a Stresa perché Stresa per un giorno è diventata la capitale del vino al femminile, con vino sostantivo femminile, una giornata dedicata alle donne che lavorano in vigna e in cantina. Sono un'ottantina le produttrici che sono arrivate qui all'Hotel des Îles Borromée da tutta Italia. Un appuntamento organizzato da AIS Verbania, da AIS Piemonte e dall'Associazione Italiana Donne del Vino. E allora andiamo a scoprire insieme i banchi di degustazione, ma anche i momenti di approfondimento, e con me ci sarà anche un compagno di viaggio. Un'iniziativa dedicata al vino, declinato al femminile, sostantivo femminile, proprio per dare, come si può dire, un'immagine di quello che effettivamente oggi è il movimento femminile nel mondo del vino, fatto di eleganza, di attenzione, di raffinatezza e anche di un tocco di cosiddetta femminilità che nel mondo del vino ci sta molto bene. Ci sono delle aziende storiche dove la presenza femminile c'è e dà continuità, e poi anche delle aziende nuovissime che hanno investito in territori, anche in territorio circostante qui del VCO, che vede un po' la rinascita del pensiero dedicato alla viticoltura, una cosa storica in questo territorio ma che era stata un po' abbandonata negli anni. E molti di queste nuove produttrici sono appunto donne e che fanno ben sperare. Sono molto contenta, tantissima gente, poi le donne del vino, ho avuto modo di parlare con alcune produttrici, quindi questi vini di eccellenza, un connubio perfetto col loro territorio e col nostro, e poi queste cantine che stanno diventando anche luogo di accoglienza, di esperienze e quindi un turismo che chissà dal lago può spostarsi nelle Langhe e viceversa. Ve lo avevo anticipato, ho anche un compagno in questo viaggio all'insegna del vino in rosa, e allora con Matteo Calzaretta andiamo a conoscere alcune di queste produttrici. Abbiamo scoperto che la Liguria, oltre ad avere uno splendido mare, ha anche degli ottimi vitigni. È vero, allora in Liguria abbiamo principalmente il Pigato, che è il nostro vitigno più amato, più dove la nostra zona Spotorno Imperia è la zona più vocata per il Pigato. Questo vitigno è a bacca bianca, sopra i chicchi di uva ci sono dei pigmenti che si chiamano come pighe, quindi Pigato da quello. E qui abbiamo una delle DOCG più piccole d'Italia. Sì, siamo le produttrici del Moscato di Scanzo, la seconda DOCG più piccola d'Italia, un prodotto unico al mondo perché da questo vitigno, che è un vitigno autoctono ed è un vitigno aromatico, con una storia documentata dal 1300, quindi immaginate quante ne ha viste, è un prodotto appunto unico, è un moscato passito da vitigno a bacca rossa. Una ricchezza di aromi che arriva da? Arriva da Bergamo, siamo a 5 km da Bergamo, a Scanzo Rosciate. Francesca, non una, non due, ma ben tre generazioni di donne nella tua azienda. Sì, infatti la mia nonna, dopo la morte di mio nonno, ha deciso di prendere lei le redini dell'azienda, nonostante le difficoltà, e
i problemi che ha avuto, poi c'è mia mamma e poi ci sono io. Ci troviamo nei colli orientali del Friuli, vicino a Cividale, a 500 metri dalla Slovenia. Abbiamo 8 ettari e ci dedichiamo principalmente a vini autoctoni, e, come il friulano, il refosco dal peduncolo rosso, lo schioppettino, che è il nostro cavallo di battaglia. Siamo in provincia di Treviso e pensiamo subito al Prosecco, invece qui già dal colore vedo che la proposta è un po' diversa. Sì, noi siamo a Zenson di Piave, in provincia di Treviso appunto, e quello che noi proponiamo è il Raboso, che è il nostro vitigno tipico, principe, nella versione metodo ancestrale, nella versione tradizionale ferma, e poi abbiamo il Grappariolo, che è un vitigno autoctono molto antico, che era quasi scomparso, proposto nella versione rifermentata in bottiglia. Siamo in Val Policella, terra dell'Amarone. Una caratteristica speciale è che noi siamo in una zona vulcanica, quindi è una cosa abbastanza anomala per la Val Policella e ovviamente ne denota un po' tutti i nostri vini. Come mai oggi a Stresa? Perché ci piace appunto questo concetto di vino sostantivo femminile. Crediamo molto appunto sulla femminilità anche nel mondo del vino. Siamo appunto tre sorelle, quindi mi sembrava una bella manifestazione a cui partecipare. Una tradizione che parte dalla madre. Come ci si sente ad essere donne nel mondo della viticoltura? Direi che è un ruolo che ci si addice moltissimo, non c'è nessun problema essere donne in agricoltura, sia a partire dalla vigna e ad arrivare alla commercializzazione del prodotto. Logicamente ci sono forze differenti, quindi determinati lavori si possono fare, determinati altri no. Dove siamo e che tipo di vini produciamo? Noi siamo a Gavi, in provincia d'Alessandria, nel sud del Piemonte, principalmente vitigno cortese, che è trasformato è Gavi in purezza. Ci troviamo a Cuneo, nel basso Piemonte, una lunga storia che appunto l'accompagna già da molti anni. Questa storia del vino mi accompagna praticamente da quando sono nata, perché mio padre era un commerciante e si faceva già aiutare quando io ero piccolissima. Poi però a 20 anni ho sposato un produttore di vino e lì sono entrata proprio nel mondo vitivinicolo. Da questa cantina io non mi sono più mossa. Ho perso mio marito giovanissima, ho continuato da sola, venivano a cercarmi la cantina per acquistarla, io ho resistito. Il mondo del vino non differenzia dal mondo della mia vita, è tutta una cosa sola. È una cosa che io veramente sento e porto avanti con la passione nel ricordo delle persone di famiglia che facevano già questo lavoro, che hanno impegnato una vita e anche sacrifici. Perché adesso questo mondo del vino dà grandi risultati, risultati venali, grandi importanti, ma non è sempre stato così. Sono stati periodi che io ricordo benissimo che il vino non si vendeva. Accanto all'area espositiva però ci sono anche dei momenti di approfondimento, uno smell camp e poi una masterclass dedicata al vino della campagna. Allora io sbircio un po' ancora tra i banchi delle produttrici e ci vediamo più tardi. Sì, perché io vado in laboratorio. Sono Martina e Silvia ad animare Smell Camp, ma che cos'è Smell Camp? Smell Camp è un format educativo di educazione sensoriale proprio, dedicato agli appassionati di enogastronomia, in particolare al mondo vino. Ma perché
nel vino sentiamo il profumo di liquirizia, di agrumi, di biscotto, addirittura di idrocarburi? Il profumo del vino deriva dal tipo di uva. Ci sono delle uve che hanno dei profumi propri derivanti dal frutto stesso e altri profumi che invece derivano dal processo di lavorazione che subisce il vino. Quindi dipende dal tipo di uva da cui si parte. Abbiamo anche scoperto che c'è una memoria, quella olfattiva, che è sostanzialmente la memoria più longeva che noi abbiamo. Sì, la memoria olfattiva è legata al senso più ancestrale di tutti. L'olfatto è ciò che ha permesso ai primi animali di salvarsi a volte, di riconoscere gli alimenti giusti o gli habitat giusti. E quindi ci sono dei meccanismi di fissazione nella memoria diretti, immediati. L'odore va nella corteccia cerebrale e lì rimane. A differenza di altri tipi di memorie, è quasi indelebile, non si affievolisce mai. Ed ora torniamo nella parte espositiva con Matteo che ha chiacchierato con il pubblico. Un vino che ti ha colpito particolarmente? Allora, se devo dire un timorasso vinificato spumante, quindi in realtà in due modi, uno era un metodo classico e l'altro un metodo Charmat, quindi un Martinotti. Un'impressione? È una bella occasione perché appunto in uno spazio molto bello ci sono tutte queste realtà, è carino che ci sia questo aspetto dell'identità anche femminile del vino e... bella occasione. La giornata è splendida, la location è meravigliosa, la città è accogliente, quindi siamo partiti molto bene. Cosa si aspettava da questa iniziativa? Senz'altro di trovare tante aziende produttrici di vino interessanti, nuove magari per me che non conoscevo, e degustare qualche prodotto particolare. Ecco. Cosa sta assaggiando? Un moscato di scanso veramente interessante. Tutti i moscati di scanso sono veramente affascinanti ed è un vino veramente di nicchia, è una collina praticamente, vicino a Bergamo. Quanti vini sei riuscito ad assaggiare oggi? Che abbiamo fatto una bella panoramica, facendo piccoli assaggi da ogni produttore siamo riusciti ad arrivare praticamente alla fine, ti direi. Un'impressione sulla giornata? Bellissima, piena di stand, ottimi vini e molti che non conoscevo, ottima cosa. Accogliente, molta professionalità e molta 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 qualità. Laura, sbrigati che sta per iniziare la masterclass. Chiara Giorleo, la campagna al femminile, una masterclass che vede protagonisti i 5 consorzi campani, 8 i vini in degustazione. E allora che cosa ci racconta questo viaggio? Una grande varietà, una estrema varietà soprattutto in termini ampelografici, che in realtà riflette questa ricchezza territoriale e che quindi esprime stili, vini molto diversi tra loro. Un approccio e un percorso, quello di oggi, bello, impegnativo perché proprio per questa varietà, ma che senz'altro ci può dare una panoramica completa della regione che probabilmente ci aiuta a comprendere meglio poi anche le differenze territoriali di vini diversi o magari di vini dalle stesse uve ma in territori diversi con condizioni diversificate.
un vino da assaggiare se si viene in campagna e una chicca. Beh, ci sono davvero tantissime produzioni, davvero non a caso oggi abbiamo una panoramica generale, 5 consorzi, sicuramente da un lato abbiamo i nomi più noti, anche perché numericamente più diffusi, quindi più conosciuti, più popolari, la Falanghina, Del Sannio, il Fiano di Avellino, il Greco di Tufo, il Taurasi, ma allo stesso tempo che sono dei vini imperdibili, di grande personalità, allo stesso tempo la Campania offre tantissimi prodotti chicca, ecco come diceva lei, dal Vesuvio, quindi dai territori pienamente, strettamente vulcanici, a produzioni magari dimenticate ma storiche come il Falerno del Marsico oppure l'Asprinio di Aversa in versione spumante o i vini di Salerno, quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta. E dopo questo momento in terra campana continuiamo il nostro viaggio nel bel paese all'insegna del vino in rosa. Ma Matteo, dove sei? Ci troviamo adesso nell'Oltrepò pavese. Cosa ci propone questo territorio? Allora, il territorio si sta specializzando sempre di più sul pino nero vinificato in metodo classico e pino nero rosso. E abbiamo la fortuna di avere un pino nero di una grandissima qualità in Oltrepò, perché io dico sempre che tutti amano il pino nero, ma il pino nero non ama tutti. Pieve Vergonte Val d'Ossola, qui giochiamo in casa. Prima donna produttrice dell'Ossola, parliamo di viticoltura di montagna, viticoltura eroica e soprattutto vino di montagna, quindi con tutte le caratteristiche che portano le escursioni termiche e il clima appunto montano e fresco. Un esempio di questi vini di montagna? Allora, noi partiamo innanzitutto con quello più conosciuto, che è il Prunent, quindi biotipo ossolano, che ha radici storiche che partono dal 1300. Un lunghissimo viaggio dal Vietnam all'Ossola, vogliamo scoprirlo. A Vietnam non abbiamo una propria cultura di bere vino e ho voluto studiare un po' di più di vino e finalmente ho conosciuto mio marito da Domodossola. Vedo qui delle bottiglie di Basin Rosé, di cosa si tratta? Questo è il primo unico rosato spumante in Ossola. Vedo qui sul tavolo dei sassi, perché e dove ci troviamo? Allora, sono dei porfi di rosa e ci troviamo in Alto Piemonte Biellese, al confine con la zona del Gattinara, con cui noi condividiamo lo stesso suolo di origine vulcanico, perché siamo all'interno della caldera del supervulcano, terra in questo caso di Brama Terra. Ci siamo spostati nella provincia di Cuneo e adesso siamo in compagnia della signora del dolcetto. Esattamente, io sono Anna Maria Abbona e la mia cantina è situata a sud della zona di Barolo, dove c'è la zona di produzione di questo vino che si chiama Dogliani di OCG. Dogliani di OCG è 100% dolcetto e viene riconosciuto, diciamo, tra i dolcetti più strutturati e anche più longevi. Siamo approdati in Toscana, Chianti Classico. Cosa ci racconta questo vino? È un IGT che è un matrimonio tra il Cabernet Sauvignon e il Petit Verdot. Volevamo portare il nostro territorio qui da voi per farvelo conoscere. È una piccola azienda, ma il nostro obiettivo è sicuramente la qualità. Siamo sulle colline di Bertinoro, nel cuore della Romagna. Cosa ci propone quest'area? Quest'area ci propone in particolare l'Albana, che è il nostro vitigno tipico proprio della Romagna. È una DOCG, un'uva bianca. È stata la prima DOCG di uva bianca italiana. E a proposito di produttrici, ci troviamo con la delegata piemontese delle donne del vino. Chi sono le donne del vino? Allora, le donne del vino sono donne che a vario titolo
vivono e lavorano nel mondo del vino, quindi possono essere produttrici, sommelier, enotecarie, giornalista e blogger, tutto quello che è l'infinito mondo del vino. Siamo più di 1000 iscritte in tutta Italia, la delegazione Piemonte conta 115 iscritte, di cui 85 sono produttrici. Oggi il mondo del vino è abbastanza aperto al femminile, tanto è vero che una recente indagine ha dimostrato che il 50% delle aziende agricole italiane sono gestite da donne, quindi vuol dire che abbiamo raggiunto la parità, almeno in quell'area. Qualche numero anche di vino sostantivo femminile ha portato sul Lago Maggiore quasi 700 persone tra produttrici, operatori, sommelier, giornalisti, autorità e appassionati di vino che hanno decretato il notevole successo della manifestazione. Il tema dell'imprenditorialità femminile nel mondo del vino si è rivelato ricco di spunti interessanti, non solo storie, personaggi e vini, ma anche approcci e filosofie che meritano di essere approfondite. Una prima opportunità è nata grazie al biscotto a base di cardamomo, cacao e nocciola creato per accompagnare la degustazione del moscato di Scanzo da VCO Formazione di Gravellona Toce con Ais Verbania, una collaborazione che proseguirà. Presenti anche diversi stand di prodotti tipici locali. I numeri parlano di un'occasione preziosa per l'imprenditoria enologica femminile, ma anche di una imperdibile vetrina turistica per Stresa e per il Golfo Borromeo alla vigilia dell'apertura stagionale. Un bilancio assolutamente favorevole, abbiamo numeri veramente notevoli, siamo a qualche centinaio di visitatori, ma la cosa più interessante è che al di là dei banchi di assaggio, che sono ancora stracolmi, siamo in chiusura, non so come faremo a mandarli via, ma va bene così, riusciremo a resistere, più che altro le produttrici che devono poi tornare a casa. Ma la cosa più bella è che le due eventi all'Atre, cioè la masterclass sui vini della Campania e il percorso olfattivo con le nostre ragazze di Alba, che avevano preparato un lavoro veramente affascinante nel mondo dei profumi del vino, hanno visto il tutto esaurito. Per cui, cosa dire, guardiamo avanti, la nostra idea è di fare la nuova edizione tra due anni. Se avevamo dei dubbi, li abbiamo fugati tutti e possiamo dare appuntamento al 2025. Adesso l'abbiamo preso anche noi, siamo arrivati al termine di questa puntata di Laghi e Monti, grazie a Matteo, il mio compagno di viaggio in questa giornata. E vi ricordo di seguirci su tutte le nostre pagine social, Instagram e Facebook e sul sito web della TV. Appuntamento alla prossima puntata di Laghi e Monti.